Da quant'è che non facciamo questa sfida? Da quanto io c'ho paura per quello che sta per succedere. Mamma mia, veramente. Ho veramente seriamente paura. Ma sai come mi sono ricordato di questo contenuto? No. Di questa sfida tra me e te? Me l'ha suggerito uno nei commenti. Mi ha detto, ma quando tornate a fare? Indovina il numero di gol in carriera. Sono emozionato. Fatti da un calciatore. E ragazzi, come ben sapete, cerchiamo sempre di accontentare la nostra utenza. Quindi preparatevi, perché sarà una sfida de fuoco. Ciao, ben ritrovati a tutti ragazzi. Ma io voglio rilanciare immediatamente. Vai. Perché? Se su questo contenuto arriveranno almeno 5.000 mi piace entro io oggi ce la posso fare, entro la mezzanotte sì. Oppure in alternativa, se arriverà l'obiettivo iscritti che vi ho messo all'inizio di questo contenuto, sì, sempre entro la mezzanotte, indovinate un po' che cosa facciamo. Indovina il numero di assist fatti in carriera da un calciatore. Ve lo portiamo domani se raggiungiamo uno dei due obiettivi. Vi dico solo questo: lasciare mi piace non costa niente, iscriversi e attivare la campanella non costa niente. Se lo fate, oltretutto resterete sempre aggiornati sui nostri contenuti, non vi perderete più nulla. Sappiate che praticamente la metà di voi ci segue sempre, apre sempre e guarda sempre i nostri contenuti, ma ancora non si è iscritto. Approfittatene per raggiungere l'obiettivo se domani volete l'altro contenuto. Ci abbiamo due canali di calcio, ve lo ricordiamo, è un canale extra calcio, non vi facciamo manca niente, in descrizione trovate tutto, compariranno qui durante il video. Vai. Allora, non ricordo esattamente il regolamento dell'anno scorso. Lo ricordo forse per grandi linee. Guarda, mi sembra vagamente, non so sicuro però. Scarto dei 10 gol. Entro 10 gol. Più o meno un punto esatto, proprio un numero esatto, 2. Io quest'anno ho intenzione di fare così. Perlomeno per questo contenuto. Poi suggeriteci qui sotto nei commenti eventuali regolamenti, aggiustamenti, possiamo prendere in considerazione. Voglio provare a fare così. Sì. Se becchi l'esatto, impossibile, numero di assist di o gol, di gol, okay, in questo caso sono 3 punti. Se ti mantieni in un range di 5 gol, quindi X calciatore ha fatto 500 gol in carriera, tu dici 4,95 505 2 punti. Ok. Se ti mantieni nel range dei 10 gol massimo, rimane un punto. Rimane un punto. 11 gol è 0. Non so se va bene per voi, io credo che possiamo provare così. Poi magari possiamo modularlo, ok? Vi ricordiamo che è un video interattivo, quindi potete partecipare anche voi. Ovviamente poi non vi spoilerate quelle che saranno le soluzioni a man mano. Scrivete subito, no? Quella che è la vostra idea di numero di gol. Vediamo chi farà meno, chi ne indovinerà di più, è impossibile, non ne indovineremo manco. Però chi farà meno scarto, perché qui a meno che veramente uno dei due, no, qua non è una questione di meno scarto, qua è una questione innanzitutto dei punti. Chi fa più punti in base al regolamento? Chi fa più punti, ma se riesce ad arrivarci ai punti. Se non riusciamo ad arrivare ai punti, chi fa meno scarto? Vai. Dipende anche per voi. Senti, comincia perché io sono curioso, me fai tu il primo nome. Vai, forza. Allora, mi mette subito alla prova, vai. Io ti avevo chiesto di non andare su top dei top, ma di andare su calciatori, non dico sconosciuti ovviamente, però allora, sicuramente di livello un po' più, diciamo, medio, diciamo, per rendere la situazione più frizzante e di non mettere solo attaccanti ma possibilmente anche in centrocampista. Allora, diciamo che qualche top l'ho messo. Top? Uno top. Ok, sì. Io no. Quindi ha fatto a cavoli suoi, va bene. Però c'è sta qualcosa. Allora, io ti parto. Vai, forza. Con un giocatore che si è ritirato il 1 maggio 2023. Praticamente adesso. Che è stato ospite un paio di volte alla Bobo TV. Che sta a fare col foglio? No, lo so, l'hai fatto, ma mi aiuta a concentrarmi. Tranquillo, c'ho la penna, me lo fa tutti i conti miei, va tranquillo, vai. Ah, ti devi scrivere anche le cose? Vai. Vabbè. Si è ritirato il 1 maggio 2023, è stato ospite della Bobo TV. Ok. Sto parlando di Alessandro Diamanti. Ah. E come sempre io ti dico, abbiamo preso come dato hai preso su Wikipedia? Sì. Ok, nelle statistiche del calciatore, cercate Wikipedia il nome del calciatore. Totale carriera, nel dato statistico di Wikipedia. Okay. Poi se andate da qualche altra parte è capace pure che c'è qualche minima di... Ma noi ci dobbiamo rifare, perché sennò veramente non lo siamo più vivi. No, certo. Io ti dico il numero totale di presenze in carriera da professionista. Tu dal numero totale di presenze mi devi tirare fuori il numero di gol. Mamma mia, una parola. Sei presente, sei pronto? Io sono presente, io pure sono presente. Io non sono pronto, tu sei pronto? No, neanch'io.
579 presenze in totale in carriera per Diamanti. Io voglio sapere, te stavo per dire il numero dei gol, voglio sapere quanti gol ha fatto in carriera Diamanti. Cerca di pensare al ruolo. Allora, devo fare un attimo mente locale in maniera un pochino differente. Allora, arrotondo le 579 presenze a 600. Ok, per eccesso. Se le arrotondo a 600 e faccio una media di un gol, per dirti, ogni 5 partite, mo perché mi è venuto in mente così, 120. Un gol ogni 5 partite. E devo dire che è un po' troppo. 12, 24, 36, 48. Sì, sì, esatto. Mi sembra un po' troppo. Per Diamanti te sembra un po'. Mi sembra un po' troppo per Alino Diamanti. Quindi? È un calciatore che ha offerto tanto a livello tecnico, anche a livello di assist. Forse qualche assist in particolare ce l'ha. Però 120 gol in carriera da Alino Diamanti mi sembrano un po' troppi. Quindi? Scendi a 4? Sicuro scendo. No, a 6. No, semmai salgo, forse a 7 pure 8. Chiedo scusa. Semmai. Sicuro scendo sotto i 100 gol. Ok. E io penso che. Però un'ottantina di gol ce l'avrà, ma te pare. 80 gol totali in 579 presenze? Ma sì, ma te pare. È la tua risposta definitiva? 8 per 8. 56, eh sì, ecco, sì, un gol ogni 8 partite ci può stare, un'ottantina di gol. È la tua risposta definitiva? 82, tiè. La accendiamo? 82 l'accendiamo. Tiè, guardala allora. Io non ci posso credere. Sono sbiancato quando hai detto 120, sono 123. Sono sbiancato. Lo scarto da 80, quanto hai detto? 82? 41. Vai, 41. Benissimo. Dimmi il tuo calciatore. Mi sono lanciato pure la penna sulle scarpe 9. Per Vai. Fortuna non mi ha azzozzato. Mamma mia, ragazzi, no, me la sono vista no, non potevo. Quindi non ha preso punti, eh? Peggio di così non potevo cominciare. Lo scarto però, insomma, non è poi così. 40 gol non so, tantissimi, eh? Se nessuno de noi becca punti, no? Vai. Senti, io te parto subito con quello che reputo. Esatto. Vai. Tanto per me è uguale, eh. Ma infatti ne metti sì, uno sconosciuto, uno conosciuto, per me è uguale, non mi ricordo. Poi la prossima volta non te preoccupare, giusto io a te. Vai. Kakà. Riccardo Kakà, che non possiamo considerare un attaccante, è prettamente un trequartista, forse uno degli ultimi trequartisti. Segnava un botto. Però c'è da dire anche una cosa, forse come Ronaldo il fenomeno, forse un po' di più, ci ha avuto una carriera un po' più in termini di top, ci ha avuto una carriera un po' più compatta, un po' più concentrata, forse in meno anni rispetto a altri calciatori. Non perché sia esploso dopo una certa tipo Luca Toni, no, perché è esploso giovane, giovanissimo, no? Però poi ti ricorderai, no, la situazione Milan, Milan bis, insomma, particolare. Numero di presenze. 6 5 9. Famo 700. Giusto? 6, 5, 9. Però no, a me mi viene da dire una cosa, no? Ma se Diamanti in 600 presenze, 5,79, c'ha 123 gol. 5,79, cagà? 659. Devi anche valutare però a quali livelli hanno giocato Diamanti. Poi la sua carriera si è assestata su un certo tipo di livello. No, forse non ha capito una cosa. Cacà. Diamanti, quando ha giocato in Serie B, se c'ha avuto. E questo è il bello di sta sfida. Il gol da professionista in Serie B è stato capocannoniere 5 volte e ha fatto 30. Cioè, poi invece un botto di gol. È quello che capisci? Dicendo, quindi quello che dici tu non c'ha senso. No, è quello che dici tu che c'ha senso, perché il dato dei Diamanti potrebbe essere completamente falsato. Si potrebbe ritrovare con più gol di Kakà proprio perché ha giocato a un livello inferiore. Ma tu quello dici? Oh, certo. Sta a spalla tutto, sta a spalla. Io non mi sto a muovere. Sta a fa fare così, sta a fare, si muove tutto. Oh, c'è sta il terremoto. No, io non sto a toccare niente. Se stava a muovere la cosa, non ho capito che come era possibile. Non lo so, c'è il terremoto. Bah, che segnava. Però non è mai stato capocannoniere. Che bei risulti, sinceramente, no? E l'ultima parte della sua carriera. Però per me i 100 l'ha superati. De poco, ma l'ha superati. Io ti dico 112. Ed è la mia risposta definitiva. 112 l'ho preso là così dal nulla.
Avrei potuto dire 104, ma non si addice a cagà. 112. L'accendiamo? Io ci provo, ma che ne so io? Guarda. Non c'ho coraggio a guardare. 209. 209 gol. 209. Quanti l'ha fatti per Milan? Ah, non lo so. Non lo so, ma so. In 307 presenze totali ne ha fatti 104. Ne ha fatti 104. Ma allora si addice proprio a cagare. Sai, col segnati con la maglia del Milan. 112, eh? E 209, so. 93. Porco no. 97. 97. Mamma mia, ragazzi miei, ma ho sbagliato, cagate, 100 gol. Mamma mia, 97. Non l'avrei mai detto, però, 200, eh. Perché poi nelle altre parentesi... Tu lo vedi, mi dici, non mette i top, non mette i top. Ma guarda che... Vai. Secondo tocca a me. Allora, tocca a me, ma tocca a te. Certo. Allora. Mi esponga. Io sono andato su, ti dico prima le presenze di sto calciatore. Ok. 678 presenze in carriera. Quindi praticamente sono 700. Quasi come quelle di Cacà. Ecco. Parliamo di un calciatore che non si può definire in top. Per la sua realtà era un top. Per avere 678 presenze non per la sua, stato manco. Per la sua realtà era un top. Parliamo di... Però non è un top di quelli... Assoluto. Anche se al top in una stagione di Serie A... Era top. Con una... chiamiamola provinciale? C'è stato. Chi è? Giocava in quel periodo con il Brescia. E stiamo parlando di Dario Hübner. Lo immagino. Io voglio sapere da te, in carriera, quanti gol ha fatto Dario Hübner in 678 presenze? Allora, questa è una domanda molto molto a trabocchetto. Ma veramente tanto. Ok. Perché Dario Hübner c'ha anche parecchia trafila in serie minori, dove potrebbe aver segnato, come dicevamo prima, valanghe di gol. Ok. E tra virgolette alterare il dato, che poi in realtà alterato non è, perché sono gol fatti, stanno là belli refertati. È uno dei categoria però top che prima che ci arrivasse magari era, esatto, non plus ultra nelle categorie inferiori. Esattamente. Però è stato anche capocannoniere in Serie A. E con 678 presenze, mi pongo una domanda, anzi, perché è il mio spartiacque. Li ha superati o no i 200 gol? Pensavo mi dicessi, li ha superati o no il gol a partita? Se Diamanti ne fa 123, Cacà ne fa 209. Uno da trequartista, uno da trequartista barra seconda, anzi diciamo Diamanti e Cacà più o meno ne avrà fatti 600, più o meno lo stesso ruolo. 5,48 ne avrà fatti, non voglio dire 5,48. Però se l'ha superato Cacà in 200 gol, magari pure Hübner nel suo. Guarda che è infamissima sta è only the brave qua. Qua è only the guarda brave. Mi spingo poco oltre i 200, ma senza esagerare. 299? No. La sto più a 300. Te dico tipo 217, va. E il 17 da che cosa? Non lo di so. Di 204 allora, scusa. 217. È la tua risposta definitiva? E famo che è la mia risposta definitiva. L'accendiamo? Sta appena toppata, penso. Vado. 348, vedi? 348 gol. Era giusto il ragionamento che facevo all'inizio. Vai. Aspetta però. 348 meno 217. Famolo con la calcolatrice, fa? Perché a me io ma tua madre la calcolatrice non ce l'ha. 131. 131. Vai, manna. Me devo più assolutamente un punto. Me devo assolutamente una parola. Una parola. Allora, proseguiamo. Sì. E io adesso sono andato su un calciatore che è ancora in attività. Va bene. Calciatore che, se non mi ricordo male, a memoria ha militato solo in campionato inglese, in Premier. Va bene. Si è fatto Liverpool, City e attualmente è un calciatore del Chelsea. Raheem Sterling. Quante presenze c'ha attualmente? 5-2-1. 500.
521 presenze. Allora, se fa un gol a partita, sono 500 gol e non è possibile. Se fa un gol ogni due partite, sono 250 e non lo vedo possibile. 100 so pochi. Uno ogni 5, 100 so pochi. Lo sai che è peggio per i giocatori in attività? Di sicuro non è uno che segna ogni due, ogni tre partite. Più ogni 4, ogni 5. Diciamo che il range secondo me è tra gli 80 e i 120. Io ti dico 104. Pure fatti 48. Però 100, 100 sarebbe un gol ogni 5 partite. Sì. 104? Sì. È la tua risposta definitiva? Avrà fatti 180 come minimo, l'accendo. Perché non l'avrei mai detto, vai. Però c'era il 69 e mezzo. 169 gol. Calcola che se dicevi 180 come hai detto adesso per un punto, no, non per ho un detto gol, 180. Ma hai detto ne aveva fatti 180, no. Cioè per dirti. Vai, avessi detto veramente 180. 104 e 65. Mamma mia, ragazzi miei. Mamma mia, mi sta a cascare. Perché lo butti? Difficile comunque. Questo è un ex calciatore. Ok. Quindi attualmente è un allenatore. Ok, ma non è un allenatore qualunque, è un allenatore che ci ha avuto una storia particolare, che ha portato una squadra di Serie A in semifinale dei Champions League. Eusebio Di Francesco. Eusebio Di Francesco, eravamo piccoli, ma te lo devi ricordare, perché seguivamo già il calcio. Ma certo che me lo ricordo. Ecco, io voglio sapere da te in carriera quante presenze, figo. 567 presenze. 5,67, quindi andare a ragionare su un gol ogni 10 parliamo sarebbe di 56. 57 gol, ci avrà pure tante presenze, ma io credo che se a stento ha fatto 50 gol è grasso che cola, proprio sì, come per Hübner, e sicuramente sbaglierò anche qui il ragionamento, lo spartiacque è 50 per me, più o meno di 50 secondo me devi semplicemente sparare, tanto non lo potrai mai, non è un qualcosa, non c'hai un qualcosa che a cui te puoi appigliare, che te puoi ricordare. 65 è la tua risposta definitiva? Guarda, l'unica cosa buona è che perlomeno su questo lo scarto, anche se sbaglio, sarà abbastanza ridotto, sarà al massimo dei 10, dei 20. No, vabbè, no, non credo. Quanto hai detto? 60? No, ma non ci ripenso, no, non dico. Come più 65 ripenso? 59. Mulla, levamo sti 6. È la tua risposta definitiva? Guarda, poi accendo gol. La accendiamo? Che faccio? Sì, sì, accendiamo. Dice 52 più, ma non so per quale motivo. Forse ci stanno quei 2-3 gol in più che non sono stati contati. Però io direi che il più non lo consideriamo. No, 52. Quindi mi prendo un punto. Perché hai detto 59? Te pigli in punto. Non lo avresti preso se avessi detto ho fatto 65. Bene, me lo sentivo che dovevo togliere. Vai. Qualcosa. Manna, dai. È uno che ha fatto una cosa simile per certi versi a Kakà. Piscia? No. Nel senso, su finale di carriera è andata a Sverna in America. Parliamo di Juventus, anzi Monaco, Juventus, Arsenal, Thierry Henry, Barcellona. Per fortuna che ne ha messo uno solo dei top top. No, c'ha ragione, me ne sono sfuggito. Titi Henry. Titi Henry. La Juventus era considerato uno scandalo, uno scarpone, una pippa, un inguardabile. Il numero di presenze lo vuoi sapere? 700? 813. 250 dei gol ha fatti sicuri, minimo, secondo me. Un gol ogni tre partite quasi. Ma io alzo anche il tiro, per me ha sfiorato i 300 gol in carriera. O l'ha superati leggermente, o non l'ha superati tipo 2,97, qualcosa del genere. Secondo me ha riassegnato tanto, più nella parte di carriera con l'Arsenal ovviamente. Però da professionista parliamo anche dei gol in nazionale, che secondo me non sono stati proprio pochissimi. No, su questi c'è solo la carriera di club. Ah, solo di club? Solo club. Ok. Anche se avevo visto su Wikipedia, erano separati? Sì. Però poi quello che tu butti tutto a destra era il... No, è andato su quello tutto a destra. La nazionale sta sotto.
sotto a quel sotto. Dato. Ok, ok, ho visto male io. Ma sono stato io. Vedi che sei tu. Sono stato io col piede. Chiedo scusa, ragazzi, mi sarà agganciato. Ti dicevo che stava a fare niente. Io ti dico 310 gol in carriera. 297, quello che ti ho detto all'inizio. È la mia risposta definitiva. E la accendiamo? Sì. 14 gol. Guarda, sono sicuro, perché tanto. 3,66. Vabbè, ma Tarri non ho voluto osare. Ho detto dovevi 2,97, quindi 69. 69. Ma che scarto potevo fare? Senti, ma a me lo scarto lo andiamo a mettere al punto che ho preso? O non lo valutiamo? No, lo scarto andrebbe messo, però bisogna vedere se te pareggio. Era 7. Sì, pertanto lo scarto, stai tranquillo che non ci sta. Vabbè, cioè che no, non riuscirò a... Io ti vado su un fenomeno di allenatore. E quando ti dico un fenomeno di allenatore, tu devi pensare... Oh... Devi pensare a un allenatore che ha riscritto il modo di... Vabbè, Guardiola. Ecco. Guardiola con 531 presenze più. Ha scritto Guardiola, però vabbè. Con 531 presenze, Guardiola, con la carriera che ha fatto, quanti gol ha fatto, secondo te? Io credo che... Vi ricordo che ha giocato, tra virgolette. Non mi sanno mai giocato, forse è esordito una volta con la Roma. No, qualche sarà partita o due, qualche partita l'ha fatta, no? Poi andò al Brescia, dove non so se avete visto il documentario di Carletto Mazzone, sì. Cioè, ragazzi miei, io vi invito ad andarlo a guardare come un padre su Prime Video. Assolutamente. Documentario sì. Di bellissimo. Livello indiscusso. Vai. Che io ricordi di Guardiola, 531 presenze. Tutto faceva tranne che segna. Non segnava manco con le mani. E questo è un dato che ho a mente, per cui più o meno seguirò lo stesso ragionamento che ho fatto con Di Francesco. Se Di Francesco c'aveva 52 gol fatti, ma tu veramente mi stai a paragonare, con tutto rispetto, ma veramente mi stai a paragonare Di Francesco con Guardiola? Sì, te li sto paragonando perché Di Francesco era un esterno di centrocampo, anche mezzala. Guardiola era un mediano di impostazione. L'unica Guardiola cosa che giocava in Liga. Guardiola giocava in Liga, ma non è la Liga che conosciamo oggi. È pur sempre Liga. Pur sempre Liga. È pur sempre il club, uno dei club più forti. Batteva rigori, perché me lo ricordo, qualche rigore lo ha battuto. Non so se fosse proprio rigorista designato. Qualche punizione pure mi sembra abbia battuto. Però io vado su 4 gol in più di Di Francesco, te ne dico 56. Ah sì, perché Di Francesco ne hai detti prima 65. Poi ho calato a 59, però io mi sto basando sul dato quello di Wiki. Ok. 56. È la tua risposta definitiva? È la mia risposta definitiva. La accendo? Ancora meno. Io pure quando l'ho visto ho detto, come io mi ricordavo che insegnava manco con le mani. Ma in 531 presenze plus, 28 plus, saranno una trentina, avrà fatti 30. Ho detto 33. Esattamente il doppio. Sì. Hai detto? 56. E poi 28, sì. Sì. Vai. Ammazza, oh. Mi ricordavo bene allora. Rivaldo. Cioè, il terzo... Ma tu mi stai a piangere, mi stai a piangere. Cioè, ma io ti ho detto, ma scusa, ma tanto, me, me sa che me l'hai detto dopo. Io ma ormai te l'ho detto dopo, avevo, ma che stai a dire? Avevo già. Ma che stai a dire? Te l'ho detto. Ma tu stai fuori. Avevo già fatto. Ho detto: senti, è andata. Ma tanto a me mi metti in difficoltà uguale. Appunto. Guarda che è più facile. Mo scherzando, no? Sì. Io vi sfido, ma vi assicuro che è più facile indovinare un Di Francesco o un Guardiola. Che bene o male sai che ha fatto un gol ogni 10 partite, piuttosto che Rivaldo, che può veramente averne fatti uno ogni due. Beh, non so se mi sto a spiegare. Diciamo che Di Francesco e Guardiola è un po' più vicino, ma Diamanti e Hübner. Siamo passati da 120 gol a 350. Ma quello t'avevo detto di fa. Io quello t'ho detto di fa. Io ho aumentato la parentesi col Milan. Tutto tranne devi considerare. Perché in quella parentesi quella, non è che ha fatto tutto sto tranne. Quella proprio non la devi considerare. Allora, Rivaldo, voglio il numero di presenze, ma ce n'è almeno 800. 900.
mille presenze. Quasi mille presenze. E anzi, ti dico che c'è anche il plus. Sia sulle presenze. Ah, pure a te c'è il plus. È l'unico dove c'ho il plus, sia sulle presenze che sul gol. Vabbè, ma tanto sarà, significa che non è esattissimo il numero. Però, diciamo, lo prendiamo per buono. Prendiamo quello per buono, ragazzi. Ai fini dell'indovinare. 9-4-5. Vabbè, sono mille presenze. 2-50. Allora, se... Qual era quello che mi hai proposto prima? Henry, ragazzi, c'ha 360 con... 366. Sì. Con 800 e 413. Sì, ok, Rivaldo ce n'ha 200 di più di presenze. 130 di più. Secondo me almeno 400-450 gol Rivaldo l'ha fatto. Per quanto poi non era una prima punta, eh. Però parliamo di un calciatore... Forse sto esagerando. 435 gol. Ed è la mia risposta definitiva. Vai. Accendiamo. La accendo così. Proprio così. No, perché impazzisco se no. Vai. 47 gol. Quanto ho detto? 435. Vai. 403. Lo sai che ti stavo per di 400. Infatti quando mi hai detto 400 gol io sono sbiancato. 4 e 32. Il mio miglior scarto. Te devo dire il mio ultimo. Mamma. Allora, mia. Il mio ultimo è un calciatore che sulla falsa riga, mi verrebbe da dire, di Hübner. Mm-hmm. Nella sua dimensione. Svok. No, però è italiano. Svok era italiano. Non so, a pensare al cognome scoccio. È italiano. Italiano. Si è ritirato il 1 luglio 2016. Ma è un calciatore che... soprattutto forse solo con una squadra l'apice ce l'ha avuto con quella squadra, e quella squadra è il Catania. Se io ti dico Peppe Mascara, io voglio sapere da te, Giuseppe Mascara lo vedranno anche a Tonga quando era 570 presenze. Rimmel, esatto, 570, sì, fa 600, vedete. Quanti gol ha fatto Mascara? Non è facile. No. Is not easy. Is not easy. Pise, esatto. Allora, non so perché, guardando anche i numeri che ho dato prima, a caso completamente, a caso, ok, mi verrebbe da andare su una via di mezzo tra Alino Diamanti e Dario Hübner. Capirei, Diamanti ne ha fatti 120 e 123, 348. C'è stato 200 gol di differenza, ma non ovviamente tendente a Dario Hübner, più verso Alino Diamanti. Però devo ragionare su una cosa. Quale allora, cosa? Mascara, anche nella sua epoca al Catania eccetera, non è mai stato un bomber di razza. Ha fatto tanti bei gol, che facesse 20 gol a campionato. Quindi forse mi sto ricredendo e mi avvicinerei molto di più ad Alino Diamanti. Quant'era Diamanti? 123. Io credo che Diamanti stiamo là del ruolo. Stiamo là. Mascara era pure d'esterno. La seconda punta. No, credo che Mascara 100 gol li abbia superati. Li abbia fatti e superati. Ok. Comunque con 570 presenze, 100 gol, parliamo del gol ogni 6 partite, quindi non parliamo manco dei 148. È la tua risposta definitiva? 10 secondi per pensare. Sì. La accendiamo? Te l'ho detto che sono più facile. Ha sbagliato di 2 e ti pigli 2 punti. A momenti ne pigli 3. Vai, proponi. 1, 2, 3, 4, 5. Manca solo il mio. Allora, per pareggiarmi i punti... È impossibile, devo indovinare. Indovinare il numero esatto. È impossibile, è impossibile. Comunque nello scarto sei stato, secondo me, meglio di me, eh. João Mario. La cattiveria più totale. L'hai voluto il centrocampista? Guarda, 3 l'ha fatti sicuro. 3 l'ha fatti sicuro. 3 l'ha fatti sicuro. Ok. Contro l'Inter. Presenze. 400? 406. Immaginavo, pressa poco. Considerata l'età, il periodo storico, l'età della pietra, il paleolitico, il mesozoico. Non è l'attaccante. No.
direi proprio di no. È un centrocampista offensivo che comunque ha caratteristiche di inserimento, sì. C'ha quello per cui l'ha cercato l'Inter e per cui all'Inter non è mai esploso, o meglio, è esploso al contrario. Sì, esattamente, è imploso proprio, letteralmente. Secondo me non è arrivato manco a 100, forse pure 80 addirittura sono troppi, secondo me. 69. Ed è la mia risposta definitiva. Vediamo se il mio numero fortunato mi porta bene per pareggiare questa partita. Perché 104 è troppo. Mo 104. No! Non la porto più sta serie, vai. La accendiamo. Sì. 68. 67. 58. Cioè per 11 io non ho piato un punto per uno. Non ci ho fare. Sono tornato, io mi ricordo che mi era già successo negli episodi. Sempre. Cioè due o tre volte sempre, per uno. Sempre, sì, è vero. E un gol. 11. Vabbè, ma è strabattuto, non guardo manco lo scarto, per quanto tu a uno hai fatto no, 130, io ho fatto 97 nel mio scarto maggiore. Io ho fatto 31. Eh sì, ho fatto... Buonanotte, ho fatto 3 punti. E io 0. Quanti ne avete fatti dei punti? Voi scrivetelo qua sotto nei commenti. Se volete domani gli assist, la sfida agli assist, sapete quello che dovete fare. Sì. Alla prossima con un nuovo ciao, video. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Ciao. A te. Ciao.